Bentornati cari amici teleradio ascoltatori iscritti al nostro canale di Teleradio Colve. Eccoci all'appuntamento quindicinale, ormai siamo al settimo incontro sul messaggio di Schio. E abbiamo già qui in diretta con noi Don Leonardo Maria Pompei, che salutiamo. Ave Maria, Don Leonardo. Ave Maria. E grazie, ecco, di aver accolto il nostro invito. Sta facendo un lavoro veramente molto prezioso perché, ecco, era anche un sacerdote, figlio prediletto di Gesù e di Maria, ecco, che ci aiuta a entrare in profondità nel vivo dei messaggi, non è una cosa da poco. Ecco, come va lì a Sermoneta, Don Leonardo? Com'è la temperatura? Temperatura come il resto d'Italia. E quella spirituale, cosa segna il barometro? La bonaccia, la tempesta. Ecco perché Gesù ci disse qui a Schio già due messaggi, 7 giugno 90 e 10 ottobre 96, quindi siamo quasi 30 anni. Non la bonaccia, ma la tempesta segna il tempo del cristiano. E quindi, insomma, siamo qui, dai. Bene, le lascio la parola. Abbiamo iniziato la volta scorsa il tema pericoli per il mondo, l'abbiamo iniziato e oggi, a Dio piacendo, lo completeremo. A lei la parola, Don Leonardo, e grazie ancora. Sì, questo è un tema che abbiamo visto abbastanza importante e abbastanza attuale. Questi sono una serie di messaggi, come abbiamo avuto modo già di rilevare, che sono profondamente attuali. Io vorrei un attimo chiedere un attimo di pazienza perché con la testa che ho non ho attivato le registrazioni, quindi è meglio che lo faccio, se no poi mi si... Ecco qui, bene. Faccio anche dal canale Telegram così vediamo un attimino che cosa riusciamo a fare. Ok. Ecco, ho messo al sicuro un po' di cose così non corriamo il rischio di perdere questa puntata. Quindi stiamo appunto parlando dei messaggi di Schio, sotto il tema pericolo per il mondo. Questa è la seconda parte. E vedremo tutta quanta un'altra serie di messaggi molto edificanti che Maria Santissima, la Regina dell'Amore, dà in relazione alla delicata situazione presente. Faccio notare che la volta scorsa abbiamo cominciato a meditare dal 1985. Gli ultimi sono del 2000, stiamo adesso più o meno a metà dell'opera. E riprendo da cui siamo fermati la volta scorsa, se non ricordo male, che l'abbandono alla libertà dei sensi e dei costumi conduce il popolo di Dio nell'abisso mortale. L'abbandono alla libertà dei sensi e dei costumi. Qui in modo particolare nel periodo estivo, guardate, al fondo non c'è veramente mai limite. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi, penso che tutti l'abbiamo, adesso dovrò scrivere presto o tardi un tweet che dovrà essere significativo. Gli scempi che sono stati compiuti adesso ormai a cielo aperto in maniera veramente sprocedata e dissacratoria. Cioè, ho letto da qualche parte, non so se è vera, se è confermata questa notizia, che addirittura un imam è andato a lamentarsi perché era stato sbeffeggiato il nostro Signore Gesù Cristo, cioè perché i maomettani considerano Gesù un profeta e chiedono almeno un minimo di rispetto per un profeta, quindi cioè, purtroppo in questa nostra società un pochino mass mediatica, io a volte sono un po' preoccupato, nel senso che sì, queste cose sono sconvolgenti, ma siccome siamo sempre bombardati da una raffica di notizie che, cioè, chi più ne ha più ne metta, che una peggio dell'altra, e io purtroppo lo vedo anche in me, si corre il rischio quasi come dire, di assuefarsi a questo ammonezzaio
Pazzesco. Ma però purtroppo non è così, no? In qualche messaggio successivo faccio un attimo un jump, perché ce n'è qualcun altro tra quello che ho letto e questo che leggo adesso che è interessante. Dove Maria Santissima dice: è urgente che in ogni parte si arresti il grave decadimento spirituale, morale, che altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità nell'abisso mortale. Ora, non ci vuole la scienza infusa, insomma, per purtroppo constatare che questo appello accorato di Maria Santissima certamente non è stato accolto, perché il grave decadimento spirituale e morale si è tutt'altro che arrestato dall'89 oggi. Io nell'89 avevo manco 18 anni, il 1 gennaio dell'89, ma non avrei mai immaginato di poter vedere o assistere a certe cose, quali quelle che si vedono, cioè, oggi, no? Una volta i gay pride li facevano soltanto a giugno, adesso continuano a luglio, a agosto, a settembre, e tagliano, cioè, veramente non se ne può più. E dispiace, anche sinceramente dispiace vedere il silenzio. Cioè, è brutto che parla un imam, cioè, e adesso non lo so, perché purtroppo io non vedo i giornali della TV generalista, quindi le mie fonti sono social network di aggiornamento delle informazioni. Non lo so se qualche vescovo in Francia o in Italia, spero che qualcuno sì abbia detto almeno qualcosa, insomma, dinanzi a certe cose, no? Perché non è possibile tacere del tutto, cioè, c'è il proverbio popolare che dice che chi tace acconsente, insomma, no, non è possibile. Non è possibile assuefarsi dinanzi a queste cose. La Madonna, in un messaggio precedente, a proposito di questo, dice: affido ai miei consacrati e a quanti a me si affidano la ricchezza dell'opera di cooperare alla salvezza dell'umanità, che imperterrita non arresta la sua corsa nella strada sbagliata. Presumibilmente, qui poi Oscar mi correggerà se sbaglio, la Madonna parla di miei consacrati, no? Quindi di coloro che sono consacrati a lei, quindi evidentemente non i consacrati in senso, come dire, tradizionalmente inteso, no? Quindi consacrati nel senso di sacerdoti, suore, frati, monaci, eccetera. Beh, consacrati a lei, è chiaro che consacrati a lei devono stare, io sempre raccomandato, all'avanguardia, d'accordo? Per questo che, specialmente chi fa forme di consacrazione significative, ogni tanto mi vengono, mi chiedono, mi fanno, no? Ricordo anche i primi anni di ministero sacerdotale, in cui inesperto, insomma, non tutto quanto contento, quando una persona diceva: voglio fare la consacrazione a Monfortana a Maria, ero tutto contento, dice: ma certo, falla, no? Il problema è che una persona che fa una consacrazione a Monfortana a Maria, quindi dice: voglio essere tuo schiavo d'amore, come dire, si pone un pochino all'avanguardia, non può poi a parole o a fatti dare fondamentalmente una controtestimonianza, quindi, no? Quindi non presentarsi, non comportarsi come una collaboratrice di Maria Santissima, appunto, nel collaborare con lei perché l'umanità si arresti la sua corsa verso la strada sbagliata, no? Quindi è assolutamente fondamentale. È chiaro che quello che noi possiamo fare fondamentalmente, almeno a mio parere, si situa su un binario, su due livelli. Primo, la testimonianza, cioè noi non possiamo assolutamente conformarci e adeguarci a queste modalità, a questi schemi. Chi vuole essere un cristiano deve puntare in alto, secondo l'alto stile di vita che ci propone il nostro Signore, e poi con la parola, nei limiti del possibile, ovviamente rimanendo sempre nei fiambi del lecito, del proponibile, però nel piccolo alcune cose, certamente senza assumere toni apocalittici o
o da profeti, come dire, mezzi pazzoidi, insomma, però con toni anche pacati, perché non serve strillare, ma anche fermi e determinati nel proclamare il bene e denunciare il male, però qualche cosa bisogna dirla, bisogna farla. La condanna del male deve essere ferma, deve essere senza, e senza se e senza me, senza ma, no? Ancora un altro, diciamo, in modo un po' analogo a quello che abbiamo appena sentito, no? Maria Santissima che dice: vi chiamo a dividere con me la preoccupazione per questa umanità che non percepisce ancora il mio richiamo e si sta schiantando contro la roccia con la R maiuscola. Qui richiama il Vangelo, no? Questo è un appello drammatico. Guardate che la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, disse Gesù ai suoi contemporanei. Dice: chi scarta questa pietra ci si sfracellerà addosso, eh. Non è che si può scartare questa pietra senza conseguenze. E purtroppo, questo è quello che è successo in Europa, questo è quello che è successo senza nessunissimo dubbio. Senza nessunissimo dubbio. La roccia è stata scartata. Punto. E c'è il pericolo, siamo sotto questa spada di Damocle, che questa roccia scartata ci si schianti addosso, ci si schianti. Un altro messaggio molto molto significativo, a mio avviso, è quello del 10 maggio dell'89. Poi però vorrei anche dare un attimo un'occhiata con l'aiuto di Oscar a una serie di messaggi che Gesù ha dato sullo stesso argomento, che sono molto significativi. Però dice laconicamente: ritiratevi, non partecipate alla folle corsa del mondo verso l'abisso. Ritiratevi. Cioè, io questo ritiratevi lo intendo come un chiamatevi fuori, chiamatevi out. Cioè, volete andare a fare questa corsa al massacro, insomma, allo sfracellamento? Sentite, buon divertimento, ma io mi chiamo out. Cioè, non è possibile. Non è possibile. Non possiamo assolutamente conformarci al mondo. Dobbiamo essere coraggiosi e prendere le distanze. Ieri, mi ricordo ieri o proprio stamattina, mi sembra stamattina, durante l'omelia di questa mattina, che dovrebbe essere uscita alle 7 di questa sera, cioè le letture che c'erano, dicevo, sì, proprio stamattina, che cioè, non è possibile. Per esempio, essere cristiani e andare a guardare certi tipi di trasmissione proprio completamente spazzatura che si fanno tutti i santi giorni. Sono i talk show quotidiani. Io non sono molto pratico, ma purtroppo li ricordo, li ho conosciuti come. Andando a benedire le case, tutti quanti i santi pomeriggi, generalmente questo si fa perché la mattina c'è nessuno a casa, tutte le televisioni accese e tu, a volte devo dire scusate, potete spegnere un attimo almeno per fare la preghiera, la benedizione della casa, perché ma qua la spengono, accette? Cioè, c'è quella cosa che suona con i novelli profeti del nulla, ma magari soltanto del nulla, i profeti dell'anticristianesimo, che lì sdottoreggiano e fanno parlare, danno voce al primo qualunque, insomma, che parla, e che normalizzano tutto. L'omelia di questa mattina diceva: guardatemi, cari, cioè, noi non è che possiamo, perché sto la Madonna dice: ritiratevi, tu non è che ti puoi vedere quelle cose. Dice: ah, beh, io le guardo per curiosità, cioè per sapere anche come la pensa il mondo di oggi, però io tanto poi ho le mie idee e mi tengo le mie. Non funziona così, eh. Non funziona affatto così, perché se tu tieni quel disco tutto il giorno sintonizzato su quei canali e dentro il cervello ti continuano a strapanare queste cose qui, tu ti ritroverai a pensare esattamente come loro, senza che te ne sei nemmeno accorto.
Cioè, noi non possiamo pensare di essere così sciocchi e di poter vedere tutto, ascoltare tutto e tanto a me non mi fa né caldo né freddo. Non è così, non funziona così. Cioè, noi dobbiamo essere umili, non siamo fatti così. Siamo spugne, siamo recettivi. Cioè, da questa roba, libro dell'Apocalisse. Fuggite da Babilonia per non avere parte ai suoi castighi e per non prendere parte alla monnezza che fanno. Punto. Cioè, ci sono alcune cose che noi non le possiamo fare. Cioè, un cristiano non può vedere un talk show di quella roba. Primo perché guardandolo approva indirettamente quello che fanno e secondo perché sia tossica. Cioè, ritiratevi. Via, non partecipate alla folle corsa del mondo verso l'abisso. Non possiamo stare dentro queste logiche. Non si può. Allora, vorrei un attimo, giampiamo un attimo a qualche messaggio di Gesù. Non mi ricordo la volta scorsa quale che abbiamo già fatto, perché lo evidenzio. Ne ho evidenziati diversi, quindi spero di non ripetere, ma tanto vabbè, facciamo che ripetita Juvent, no? Non li abbiamo fatti l'altra volta, Anche quelli di Gesù, no? uno. Ah, Nessuno. fantastico. Ecco, Ci sono tutti da vedere. allora, 18 agosto 1990, quindi cominciamo perché questi sono veramente da vedere, questo che abbiamo fatto anche la seconda puntata, no? Miei cari, siate moderati e sobri. Sia pura e santa la vostra vita, non inquinate il cuore. Siate svegli, lontani dal pericoloso torrente di perdizione. Lo attraverserete quando saprete navigare, affronterete allora l'impetuosa corrente, dividerete allora le acque pure dalle acque torbide. Dalla mia barca voi parlerete chiaro, non approverete e non giustificherete. Non permetterete di creare una morale nell'impurità, sarebbe sfidare la mia collera. Non permetterete che la morale si riduca in cultura. Non lo so se c'è da commentare questo messaggio qui, perché è talmente, cioè, parte il fatto che è, come dire, assolutamente in perfetta linea con il ritiratevi, no? Siate moderati, sobri, sia pure santa la vostra vita, non inquinate il cuore. Esattamente quello che dicevo, cioè se tu ti metti in contatto con monnezza, il cuore non ne esce, come dire, illeso, ne esce inquinato, ne esce. E bisogna stare lontani dal pericoloso torrente di perdizione. E io adesso non vorrei essere troppo esplicito, insomma. Un po' di tempo fa sappiamo bene che è morto un personaggio che è stato anche un politico, ma che è stato fondatore di queste cose qui. Io ti diamo le sue anime, la sua anima, la Divina Misericordia, però un certo modo di fare televisione è stato purtroppo inaugurato da certe reti. Quella è spazzatura, quella lì, i reality show. Appunto i talk show dove si sdogana la qualunque, cioè non sono cose innocue, cioè non è che in TV non si può vedere soltanto la pornografia, penso, la violenza becera, i film horror splatter o quelli dove dilaga il turpiloquio in maniera selvaggia, perché sta roba qui purtroppo rovina le generazioni. Noi non possiamo, non è possibile. Lo dico perché se qualcuno insomma sta compromesso con certe cose e ritiene di poter consigliare come dice San Paolo, Cristo con Beliar, deve farsi un attimo, deve fermarsi un attimo e deve fare un pochino di conti, deve fare un pochino di scelte. Non è possibile. Non è possibile. Il secondo messaggio di Gesù è ancora, per certi aspetti,
ancora più profetico e ancora più forte, perché apre una parentesi abbastanza inquietante e dolorosa. 12 gennaio 1991 dice così: sì, miei cari, una pericolosa insidia si nasconde oggi in troppe organizzazioni dal nome cristiano. Un tentativo di voler piegare Dio ai piani dell'uomo, mancando totalmente di fede, speculando su un irresponsabile provvidenzialismo. Miei cari, io sono con voi. Vi chiedo di capirmi, conoscermi sempre più affinché mai vi mettiate contro la divina volontà pensando e lasciando capire che voi sapreste fare meglio ogni cosa. La verità ha le sue ore, le conosce, le sa attendere. Vegliate affinché i vostri pensieri non cerchino rifugio prima della gloria di Dio. Io sto un po' in difficoltà perché per certi aspetti questi messaggi sono abbastanza evidenti, per altri aspetti potrebbero essere ciascuno di questi meditati per qualche ora, insomma, dopo diventerebbe complicato. Diciamo, volendo rimanere al cuore, piegare Dio ai piani dell'uomo, organizzazioni dal nome cristiano, quindi cioè, oggi c'è il pericolo. Di, come dire, o la tentazione di voler, come dire, ridurre in parte la Chiesa a una onlus, oppure, come dire, umanizzare tutto un po' troppo, speculando su un irresponsabile provvidenzialismo, è chiaro, no? Io tante volte, in tante prediche, dico, senti un po', la Chiesa a che serve? Che ci sta a fare la Chiesa sul pianeta Terra? A che serve? Perché anche, come dire, da un punto di vista di sdoganamento pubblico, diciamo così, se la Chiesa, come dire, fa, ecco, comincia a parlare, aiutiamo i poveri, costruiamo gli ospedali, accogliamo i migranti, che caspita ne sono, tutte queste robe qui, appunto, l'assistenzialismo è questo l'irresponsabile provvidenzialismo, punto interrogativo, umanizzato, piegare Dio ai piani dell'uomo, intende questo Gesù? Forse. Se la Chiesa fa queste cose, ah vabbè, non c'è nessun problema. Purché non si metta a parlare però di peccato, di morale, di inferno, di vita eterna, di cose di questo genere, perché sennò qui non ci siamo, no? Cioè, la Chiesa deve assolutamente conservare una voce profetica, oggi più che mai, cioè non possiamo assistere, stare a guardare dinanzi al dilagare del mare del pubblico scandalo, non è possibile. Però se si fa questo, si diventa politicamente scorretti e si può andare incontro a tanti tacciamenti di vario genere, no? Attacchi di vario genere. Però se la Chiesa smette di fare questo, perde la sua ragione di essere, perché la Chiesa non esiste, non sta al mondo per, come dire, sovvenire i poveri. Cioè, per carità di Dio, questa è una cosa importantissima. Stamattina, chi mi conosce, la meditazione sugli scritti di Suor Cecilia Bai era tutta incentrata sull'importanza delle opere di carità, del sovvenire chi sta in difficoltà, chi si trova, insomma, messo male su tanti punti di vista, visitare gli infermi. Questa è una parte, come dire, evidentemente importante della missione della Chiesa, ma non è la principale. Che la Chiesa sta nel mondo per portare la salvezza, la Chiesa sta nel mondo per annunciare la vita eterna, Gesù Cristo è venuto nel mondo per distruggere le opere del diavolo, per salvarci dalla dannazione eterna. Questa è la cosa principale. Il resto, come dire, è corollario, accompagna, è parte integrante anche per certi aspetti, ma non è la ragion d'essere della Chiesa. Non è questa.
26 gennaio 1991. In verità vi dico, gran parte del mondo mi è lontana, molte volte ostile. Molte nazioni che si dichiarano cristiane hanno legittimato grandi e gravi delitti. 91 stiamo. Grandi e gravi delitti. C'è l'aborto sicuramente, ma non c'è soltanto l'aborto. Perché la distruzione delle famiglie e dei matrimoni è un grande e grave delitto, sicuramente. 100%. E non solo questo. Io sto chiamando e preparando uomini dal volto umano con il cuore aperto, disponibili a seguirmi. Io conosco il grande pericolo che incombe su questa generazione a causa del peccato. Ho chiamato anche voi per prepararvi, non solo a superare la prova uscendo dalla desolazione, ma invitandovi ad essere anime di preghiera nella contemplazione per fortificarvi anche nella sofferenza, così che dopo la mia giustizia avvenga l'ora della mia misericordia. Questo è un altro messaggio molto molto importante. Nazioni che si dichiarano cristiane che hanno legittimato grandi e gravi delitti. Gli abusi più gravi sono quelli contro la vita e quelli contro la famiglia, la distruzione totale. E contro la famiglia, porta niente di quello che succederà, significa anche, come dire, la legittimazione dell'omosessualismo, del genere, tante robe qui. Girano adesso anche in certi ambienti dove non dovrebbero girare, cioè, delle cose. Io pastoralmente parlando, a volte parlo anche, mi chiamano, mi scrivono famiglie, dice, mio figlio o mia figlia mi ha confessato che c'è questa cosa e mi ha detto: se mi vuoi bene, tu devi accettarla questa cosa, eh? Perché se non accetti questa cosa vuol dire che tu non mi vuoi bene. Adesso del resto ci sono leggi, tutele di vario genere, quindi questi poveri genitori stanno in difficoltà perché stanno in confusione. Che devo fare? C'ha ragione? Cioè, se io le voglio bene, la devo accettare perché la devo comprendere, perché poverino, poverina, sta in questa situazione, sta in questa realtà, e cosa devo fare? Poi tu dico, guarda. Quello che hanno insegnato i grandi maestri di spirito è questo: con genitore al figlio deve sempre volere bene, sempre, deve sempre dirgli: tu sei mio figlio, io ci sono e ti voglio bene. La porta della mia casa è sempre aperta per ogni questione. Ma se tu imbracci una via che si allontana dal bene oggettivo, io non ti posso dare la benedizione, non ti posso dire non fa niente, non posso fare finta di niente, non posso accettarla questa cosa. Cioè, io non credo che ci voglia tanto, insomma, a capire una cosa. Soffrirai, ma certo che soffrirai. Perché tutti noi vorremmo fare quello che ci pare, e perché questo è un grande problema del mondo moderno. Il problema non è che tu vuoi fare quello che ti pare, ma tu vuoi che fare quello che ti pare sia benedetto. E quello che sta facendo il mondo e che reclama anche dalla Chiesa, che purtroppo a volte, non la Chiesa complessivamente parlando, ma certe voci che circolano nella Chiesa sembrano quasi avallare, cioè non solo voglio fare il male, ma voglio fare il male e tu mi devi dire che non sto facendo niente di male. O addirittura mi devi pure benedire il male che sto facendo. Cioè, ma questo non è possibile, questo qui, no? Non è possibile. Prego. Sì, a proposito del problema oggi, Don Leonardo, delle convivenze, no? Ci sono molti genitori della nostra età che vivono questa esperienza, nel senso che hanno i loro figli che convivono. Ecco, in questi casi sorge anche un problema un po' di coscienza, no? Perché da un lato c'è magari la modalità estrema di colui che dice: no, io non accetto, tu non farti più vedere. Io non sono disposto ad aiutarti, non,
Dall'altra c'è chi invece dice: ma è meglio comunque tenere un filo col figlio, e quindi magari i genitori, le mamme soprattutto, che vanno, che li aiutano, che fanno delle pulizie, che li invitano a pranzo e così via. Secondo lei, ecco, cosa in questi casi non è facile dare una ricetta, però qual è il criterio secondo lei più corretto? Il criterio, a mio avviso, è quello che ho detto, poi le declinazioni concrete è ovvio che ogni singola persona deve mettersi davanti al Signore e farci un pochino di preghiera sopra, cioè a mio avviso il messaggio deve essere duplice, non è che non ti voglio vedere più manco scritto al muro, esci di casa, non ti riconosco più come mio figlio, non mi sembra certamente una via da percorrere perché può far indurre la persona sia la disperazione sia anche, come dire, a un incattivimento, un incancrenimento nel male. Cioè, te lo faccio a sfregio, siccome tu ti metti a fare così, se c'avevo una mezza intenzione di sposarmi magari in chiesa domani, non lo faccio apposta perché tu mi hai trattato così, no? Quindi la linea, come dire, estrema sotto questo punto di vista, non mi sentirei di consigliarla, però non si può neanche andare dalla sponda opposta, cioè come se niente fosse, ti tratta come se fossi una famiglia, usciamo, entriamo, come se niente fosse. Questo non è possibile. Quindi bisogna trovare il modo per dare dei segnali di dissenso, di dire tu sei mio figlio e come tale ti riconosco e ti accolgo, però quello che stai facendo è male e io questo non lo posso avallare. Quindi come questo si traduce nei comportamenti concreti? Qui ci sono varie scuole di pensiero e anche varie possibilità di scelte concrete da attuare. Questo è una cosa che, ripeto, spetta alla coscienza delle persone, mettersi davanti a Dio, perché il Signore non manca di illuminare e dire: guarda, per il bene di questa persona devi fare questo. La mia esperienza pastorale mi ha fatto conoscere anche a volte scelte coraggiose che hanno fatto certi genitori. È chiaro che nell'immediato succede finimondo, succede, ovviamente. Nel medio e lungo periodo può succedere che qualcuno poi venga a dire: grazie, ho sofferto tanto, ma se non avessi avuto questo segnale forte da parte tua che comunque non mi faceva stare tranquillo, nel senso che io una notte non andavo a dormire tranquillo perché, cioè, con una reazione di questo genere, cioè, non avrei mai capito lo sbaglio che ho fatto e non mi sarei mai ravveduto. Cioè, la virtù sta sempre nel giusto mezzo tra il buonismo e l'integralismo estremo, insomma, no? Quindi le posizioni troppo radicali che sia l'uno che l'altro produce sempre gli effetti controproducenti. Occorre trovare quella via e calibrare dentro quella via che, ripeto, tu sei mio figlio, però io non ti posso, come padre, come madre, anche se c'è 30 anni, per carità, 30 anni non ti posso mettere le catene, se vuoi fare certe scelte le fai. Se vuoi andare a convivere, se sei un maschio con un uomo, non ti posso mettere catene. Se vuoi andare a convivere con una donna, anche se non ti posso mettere catene, non te lo posso impedire materialmente, perché non sei più sotto la mia autorità, perché sei grande, eccetera, eccetera. Però posso dirti in qualche modo, a parole e a gesti, che stai sbagliando. Come è? Questo è. Io non me la sento di essere molto, molto esplicito, anche perché è importante che le persone imparino su queste cose, a fare un discernimento circostanziato sulla base appunto di questi criteri. Si farà la scelta giusta se ci si muove dentro questo orizzonte, in questo binario. Tu sei mio figlio, io sono tuo padre, sono tua madre e come tale tu sarai sempre trattato, ma quello che stai facendo è sbagliato e in quanto tale io non te lo posso avallare né direttamente né indirettamente. Se lo capisci, lo capisci, se non lo capisci, lo capirai quando tornerai in te. D'accordo? Se tornerai in te. E se non torni in te, speriamo che non sia troppo tardi per capirlo.
Non so se ho risposto adeguatamente alla, domanda di Oscar, insomma. Perfettamente, don Leonardo, grazie. Allora, e qui c'è un messaggio ancora più impegnativo, 25 maggio 91. Molti oggi sono nemici della fede e il mio gregge è in pericolo perché molti pastori rendono deserto il santuario. Adesso qui sarebbe da chiedersi in che senso e perché rendono deserto il santuario, che cosa fanno per rendere deserto il santuario? Perché qui poi si apre chiaramente il fronte della discussione. Posso fare qualche esempio concreto, cioè quando, specialmente in questi periodi un pochino calienti, non solo io, ma anche le persone che per grazia di Dio custodiscono il luogo sacro, quando fermano qualcuna che scambia la spiaggia, che scambia la chiesa con la spiaggia, sistematicamente lo fanno anche con me, dicono: "Ah, continuate pure a fare così, così le vostre chiese resteranno deserte". Questo dicono. È questo? Parla di questo nostro Signore? Oppure si rende deserto il santuario perché appunto si è persa proprio, come dire, la ragion d'essere del santuario, perché se il santuario diventa un mercato, o per quanto riguarda le chiese d'arte, io qui ho la dimostrazione, un museo, quindi la chiesa diventa fondamentalmente un luogo da visitare per guardare le opere d'arte e basta. Oppure un mercato perché prima, durante e dopo le celebrazioni o comunque nei momenti in cui le celebrazioni non ci sono, non c'è nessuna differenza tra la chiesa e un salone o un mercato, appunto, dove si chiacchiera, ci si comporta in maniera totalmente dissacrante rispetto al luogo sacro, e chiaramente chi dovrebbe essere preposto a fare queste cose non fa niente, non dice niente. Oppure una liturgia troppo, come dire, mondanizzata, che prolifica di, non so, chitarrate come canti, palloncini, ritrovati di questo, cartelloni, ecco, omelie che sono sempre monotematiche su quattro cose, trite e ritrite, ma che non aiutano la conversione, non aiutano la crescita spirituale del gregge. Qui ognuno si faccia un'idea sua. Come mai che molti pastori rendono deserto il santuario? Ci sono varie teorie. Ovviamente alcune sono conciliabili tra loro, è vero una o vero l'altra. Gesù prosegue: "In verità vi dico, cruenta si farà la battaglia tra il bene e il male, e ancor più dolorosa e profonda si farà la ferita al mio cuore già martoriato". Questo sono 33 anni fa, questo messaggio qui, eh. "Miei cari, non rendetevi colpevoli di omertà ed indifferenza". Sapete l'omertà, no? Omertà è quella che cade giù tra mafiosi, camorristi e 'ndranghetari. Io non ho visto niente, io non so niente. L'indifferenza, se il mondo va a fuoco, peggio per lui, mi faccio affari miei. Questo è un tempo in cui avere il coraggio di applicare lo spirito di profezia, ripeto, in parole e in esempi. Profeti che vennero prima di voi sono stati perseguitati e uccisi, ma attraverso il loro coraggio si aprirono le vie della verità. Questa è una dimensione proprio intrinseca della vita cristiana, la persecuzione. Coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo saranno perseguitati. Inutile sarà cercare le prove, proseguo la lettura, tutto è prova. La società violenta è percorsa da sussulti di violenza criminale e bestiale, in cui la vendetta è legge e l'odio è norma di vita.
E i miei spesso gridano basta, ma lo fanno per una difesa di loro stessi e per la loro tranquillità. Questi sono, sentite, gli ipocriti profeti della non violenza. Ipocriti profeti della non violenza. La non violenza non è affatto, in quanto tale, un distintivo del cristiano, no? Perché ci sono varie forme di declinazione della non violenza, no? Qui sono tutte quante le tematiche attuali, tutte le polemiche che sono successe. Sappiamo, polemiche di attualità, è stato cancellato dal catechismo il discorso della pena di morte, è stato detto che la pena di morte è assolutamente sempre e comunque da bandire, dato che stride con ciò che è stato affermato dalla tradizione, cioè. La non violenza gratuita e assoluta è sempre un valore? Quindi significa che, cioè, che se qualcuno ci invade, gli diciamo benvenuto, io non mi posso difendere, quindi prendi di brutto l'altra Italia o robe di questo genere. Io chiedo poi una libera accettazione del mio insegnamento nell'adesione dell'intelletto alla verità e nell'abbandono dell'anima alla grazia. Se qualcuno, questa frase, ecco, prima Oscar l'aveva messo in sovraimpressione, questa frase qui bisogna fare copia e incolla, mettersela dentro la camera e meditarla tutti i giorni. Libera accettazione del mio insegnamento, la libertà. Perché nell'adesione dell'intelletto alla verità, l'intelletto alla verità, cioè tutta quanta una serie di comportamenti che oggi vediamo in giro, non sono comportamenti semplicemente contrari alla fede, ma sono follie allo stato puro. Cioè che se una persona semplicemente ragionasse, anche a prescindere da un'ottica di fede, ma ragionasse chiaramente connettendo i neuroni e rimanendo aderente al principio di realtà, direbbe: ma che ma dico, ma ci stiamo impazzendo? Perché l'accettazione dell'insegnamento di Gesù è sommamente ragionevole. Non è una cosa che dice, vabbè, io devo privarmi della ragione per aderire a Gesù. Questa è la posizione che hanno i protestanti, ma questo non è vero. Perché Gesù è il logos divino, è il verbo, è l'intelligenza divina. Quindi tutto quello che Gesù insegna e propone è sommamente ragionevole, come hanno dimostrato i grandi dottori della Chiesa, un San Tommaso d'Aquino, un Sant'Agostino, un San Giovanni Crisostomo, geni che hanno, come dire, sviluppato un acume intellettuale straordinario dentro l'orizzonte della fede, non contro l'orizzonte della fede. Quindi l'intelletto aderisce alla verità e l'anima si abbandona alla grazia. Sì, miei cari, io sarò per sempre con chi è con me sempre. Sono veramente forti e belli questi messaggi. Se luglio 1991 dice: liberate la vostra preghiera da ogni ipocrisia, da ogni ostentazione, da ogni compromesso e dal pericolo dell'abitudine. Per questo voi siete chiamati ad essere uomini nuovi. Testimoni nell'amore alla mia Chiesa cattolica che deve emergere nella verità. Le vostre parole dovranno essere le mie parole e dovranno, come spade, tagliare pareti nebbiose, dividendo le nubi e far apparire un cielo dimenticato. Capito quello che sta dicendo il Signore? Nella Chiesa, che purtroppo non in quanto tale, ma in certi suoi settori ha ceduto
ad alcune tentazioni allo spirito del mondo, deve esserci chi ha il coraggio, ovviamente rimanendo in essa, amandola, soffrendo in essa con lei e per lei, però deve avere il coraggio di essere espressione della parola di Gesù, la spada. San Paolo è rappresentato con la spada, perché la spada è il simbolo della predicazione autentica, cattolica. La spada taglia. Nella lettera degli Ebrei c'è scritto che la parola di Dio è affilata come una spada a doppio taglio che penetra nel punto di divisione dell'anima e dello spirito. Una predicazione autentica è tagliente, tagliente in senso buono, cioè è tagliente nel senso che divide le nubi per far apparire un cielo dimenticato. Cioè, vedete, è bellissima questa immagine, no? Adesso tra la terra e il cielo è stata messa una sorta di colt. Il cielo non si vede più da nessuna parte, siamo tutti accappati dentro sta cosa, questo appiattimento su orizzonti mondani. Bruttissima cosa. Bruttissima cosa. Cioè, adesso non voglio, cioè, l'estate scorsa, non so se l'ho già detto durante queste catechesi, cioè, abbiamo visto celebrare la messa dentro il mare col materassino a petto nudo, a preti, o da un altro, c'è un video che è allucinante, a un motoraduno, intervallando la celebrazione della messa, a chiacchiere, a cose, come, ma dico, ma stiamo scherzando? Queste robe 60 anni fa, fino a quando c'era ancora, cioè, non erano neanche. Io credo che se uno l'avesse fatte vedere, come dire, come un film a qualcuno, ha detto: ma queste cose non succederanno mai, non succederà, è impossibile che la Chiesa Cattolica si vedano mai robe di questo genere. Eppure si sono viste. Si sono viste. Uno non può fare finta di niente, quindi rimane indifferente o fare l'omertà. Preghiamo certamente per queste persone perché si convertono, perché capiscono quello che stanno facendo. Insomma, no. Prego, Oscar. Sì, volevo fare un piccolo jump indietro al messaggio di prima, in Sì. cui Gesù parlava, ecco, il mio gregge è in pericolo perché molti pastori rendono deserto il santuario. E poi più sotto, appunto, il Divino Maestro parlava di colpevolezza per omertà e indifferenza. E, mi è venuto in mente, finché leggevamo questo messaggio, un breve messaggio di Maria, che adesso vi propongo solo due righe proprio, in cui con riferimento proprio alla, vediamo, eccolo qui, ecco, cioè, pensiamo alle prerogative dei sacerdoti, dei pastori, di coloro che sono chiamati a guidare il gregge. E Gesù ci diceva prima che i sacerdoti hanno abbandonato il santuario. Che cos'è il santuario? È quel luogo spirituale in cui ci sono tutte le prerogative, appunto, per le quali i sacerdoti hanno il diritto e il dovere, ecco, di attuare, ecco, ciò a cui sono chiamati in funzione proprio del proprio status. E qui c'è un riferimento nell'ultima parte che le chiederei brevissimamente di commentare, chiedo scusa se così è Meglio di un'entrata estemporanea. lo Anche nel confessionale Satana si fa strada. Gesù chiede cuori puri e ministri giusti e responsabili perché la responsabilità è grande. Prego. Guardate, io su questo purtroppo sono, cioè, io ho incontrato gente, perché a quanto pare che è tornata da grandi santuari, perché poi queste cose accadono nei grandi santuari. Non vorrei fare i nomi per ragione di opportunità, ma sono santuari importantissimi in Italia, ultra popolari, dove c'è gente che torna, che racconta che il confessore ha detto: mai sono sposato al comune, ho detto io posso fare tranquillamente la comunione di Santo, se via madre non c'è nessun problema, fatela come tranquillamente, me la prendo io la responsabilità.
Io ricordo un caso che venni a scoprire in maniera del tutto casuale, insomma, c'era una persona, non dico manco se maschio o femmina, persona tutta quanta devota, tutta compita, un bel giorno ci vuole che a sposare comune. E dico, vabbè, ovviamente mi vede castamente, no? Quindi, no, c'hai intenzione di sposarmi in chiesa? No. E te fai uno tranquillamente, ma io sono stato al santuario X e mi hanno detto così. E dico, guarda che il santuario X può essere pure il santuario Y, può essere pure il santuario Z, non è che il santuario Y, cioè, capito? Cioè, io sono rimasto senza parole. Altre volte, cioè, ma altre volte mi è successo, ragazzotti con comportamenti sessuali disinvolti. Ah, ma a me, professore, mi hanno sempre detto che se voi siete innamorati c'è nessun problema, basta che non lo fate, cioè, non dovete fare il sesso fine a se stesso. Però se non è il sesso fine a se stesso, che siete innamorati, si può fare. Io l'ho sentito queste cose, quindi il Signore mi è testimone, quindi purtroppo quando, cioè, capite, questo messaggio dell'86 non è una cosa che ricorre dall'altro ieri. Io veramente non so che cosa gli dice nel cervello a tanti confratelli, perché non so che cosa pensare. O non ci credono. Cioè, perché questo è un atto di una tale superbia e prevaricazione che, insomma, io non sono umile, purtroppo. Pregate per me perché lo diventi. Cioè, però, insomma, una cosa di questo genere, cioè, ma non si può, no? Cioè, non è possibile che uno va contro i comandamenti in confessionale e conferma le persone. Non parliamo della contraccezione. Non parliamo della contraccezione. La contraccezione è sdoganata da chiunque. Ah, vabbè, ma se hai fatto già il secondo o il terzo figlio, non ti preoccupare, che il Signore capisce. Ma come il Signore capisce? Chi te l'ha detto che il Signore capisce? Cioè, quindi questo è un problema, cioè, grave, perché poi, poverini, è vero che ci stanno pure i maestri di spirito che dicono che se uno si va a cercare apposta il confessore che dà la manica larga e lo sa come starebbero le cose. Io mi ricordo una volta, sto facendo una trasmissione su una nota radio, non molto nota, ma abbastanza. Si parlava proprio della contraccezione. Intervenne uno che fece una telefonata in diretta e dice: ah, ma lei quindi sta dicendo che io mi comporto male? Dico: in che senso? Dico: che fai? Dice: no, perché io faccio così. Io uso la contraccezione con mia moglie, però voglio fare la comunione. Però tutte le domeniche cambio parrocchia. Abitare in una grande città, la domenica vado alla parrocchia X, mi confesso, rimasto e faccio la comunione. Poi la domenica dopo ad un'altra parrocchia, mi confesso e faccio la comunione. Dico: beh, punto primo, hai incontrato una serie di confessori che sono un po' sprovveduti, perché quando uno confessa una cosa del genere dice sempre: ma questo è un incidente o tu c'hai questa abitudine? Perché se c'è questa abitudine, io o continui questa abitudine o ti fai la comunione. Non è affatto, cioè, non è vero che una persona deve essere assolta sempre, dovunque e comunque. Ma dove sta scritto questa cosa qui? La persona può essere assolta dai peccati se è pentita. Chiaro che chi non è padre Pio non può guardare il cuore di una persona e dice che è pentita. Vabbè, ho capito, non lo faccio più, assolvimi. Se tu mi dici così, io ti assolvo. Ma se tu mi dici prendo la pillola. Guarda che la vita non si può prendere. Ah, no, 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 non lo dico per niente, padre, perché io i figli non li voglio più, ho già fatti tre, è finito. Io non ti posso dare la soluzione. Cioè, ma col papa devo dare la soluzione. Capito? Non è possibile. Perché tu me lo stai dicendo tu, che non sei pentito, me lo stai dicendo se dici questa cosa qui. Se un ragazzotto di 15-16 anni dimmi, noi abbiamo rapporti con la fidanzata, dico, fino ad oggi, da domani. Fate i bravi, cominciate, vai, pregate, vi aiutate reciprocamente e almeno il proposito lo fate di non averli più. Ah no, non esiste, cioè, una cosa tanto bene, noi ci vogliamo bene, che male c'è? Chi
Dico, che male c'è? Io ti rispetto perché se tu pensi questo, per carità, ma siccome la legge di Dio non pensa questo, tu pensaci, perché fino a quando pensi questo, non stai d'accordo con la legge di Dio, la comunione si può fare. Non è essere cattivi o essere rigidi, una cosa di questo genere, è essere giusti, come diceva il messaggio, ce lo rimanda in sovraimpressione, sarebbe, cioè, un confessore non può fare invece cose. Un confessore deve essere giusto. Sant'Alfonso, ho mandato in stampa oggi l'ultimo libro che ho appena corretto, quindi proprio ieri, quando c'era il progetto della Chiesa, confesserai i tuoi peccati almeno una volta l'anno, ci ho citato lì la raccomandazione di Sant'Alfonso. Il confessore deve essere, i quattro requisiti del confessore, questi ricordiamo tutti quanti, deve essere padre, certamente, deve essere maestro, maestro nel senso che deve aiutare a formare la coscienza, ma deve essere anche medico, qualche piaga la cura, ma deve essere anche giudice. Giudice in senso stretto, nel senso che c'è dinanzi un caso che sa benissimo che perché Dio perdoni un peccato, deve essere confessato bene, se è un peccato mortale, e deve emergere, per quanto è possibile conoscere, il pentimento della persona. Perché il prete non è arbitro, non è Dio, è ministro. E lui sa che Dio perdona ordinariamente chi è pentito. Pentito vuol dire quello che si dice nell'atto di dolore: mi dispiace di averlo commesso, lo riconosco come male, e non dico che prometto che sicuramente non lo farò più, ma propongo col tuo santo aiuto di non offenderti più. Questa cosa va verificata. Per quanto possibile. Poi Padre Pio andava fuori tutti quanti perché lui leggeva il cuore, per lui era più facile, per noi no, ma comunque uno sta a dei criteri oggettivi e a quello che emerge durante la confessione. Prego. Sì, gli chiederei, Don Leonardo, siamo un po' Aia. fuori no, non per noi, forse più per voi ai tempi non soliti, però le chiederei, ecco, di non tralasciare quell'ultimo messaggio di Gesù. Guarda, io me lo sono letto 5 volte oggi, perché è un messaggio che ci vorrebbe una serata solo per questo. E L'ultimo. poi alla fine, sì, poi alla fine ti lascia proprio delle prospettive proprio veramente belle, e io dico così: io ho analizzato varie serie di messaggi di vari luoghi, però quando il cielo ti lascia aperta la prospettiva, ti lancia una mano, ti manda un assist, e anche secondo me, un mio modestissimo parere, un segno di genuinità anche, perché alla fine il cielo quando parla è per darti un assist e di aiutarti a venire fuori, ecco, dalla miseria, del peccato. E quindi le chiederei, anche se sforiamo, chiediamo ai nostri amici di pazientare, ma credo che sia importantissimo questo Sì, messaggio. sforiamo, sforiamo, sforiamo. Allora, mandiamo in sovraimpressione 9 maggio 1992, questo non è che è importante, è di più. Anche questo vi chiedo che difendiate il più grande dei tesori dato a voi. Grande disgrazia, miei cari, grande malanno, la profanazione del mio corpo e del mio sangue. Per questo peccato, molti sperimentano su di loro per tutta l'eternità la verità del giudizio. Solo chi vorrà appartenere al mio regno, che non è di questo mondo, deve credere, onorare ed adorare la viva presenza di Dio. Quanto di ciò al contrario è delitto contro l'uomo e l'anima. Molti sono diventati maestri di eresia della tremenda colpa del tradimento. Di quanto per i vostri predecessori era cosa più santa, ora si va perdendo ogni traccia. Miei discepoli, mentre pochi dei miei consacrati ascoltano i miei richiami, io sto formando in ogni parte nuovi discepoli disposti a seguirmi in umiltà con amore. La mia chiesa, sì, è in pericolo, ma non temete. Ci sarà una pesca miracolosa, ove alla mia riva tirerete le reti e queste resisteranno anche se la quantità è agitata. Siate voi, miei pescatori, umili e gioiosi per essere chiamati tali. Allora, evidentissimo. Siamo nel 92, attenzione, in Italia, tanto per fare un po' di date, il 3 dicembre del 1989 è stata autorizzata la comunione in mano, che non è l'unico problema, ma sicuramente è un problema. Io questo l'ho sempre detto, quindi non temo di dirlo,
detto anche al vescovo, quindi a mio personalmente, quindi non c'è niente da nascondere. Allora, numero uno, la cosa più grave è la piaga delle comunioni sacrileghe, è la cosa più grave in assoluto, perché oggi la gente va a accostarsi alla comunione senza confessarsi e con sulla coscienza gravissimi peccati. Per cui oggi un povero prete, cioè un prete dovrebbe essere contentissimo, tutti quanti i parrocchiani si comunicano tutti quanti, no? Perché cioè, viva Dio, è la cosa più bella che possa succedere, ma non funziona così. Io di questo me ne sono accorto subito. Già quando ancora ero viceparroco, quando cominciai ad ascoltare le confessioni. Subito. Cioè, io temo che se non c'è un'operazione fatta bene da un parroco, il 90%, ma non mi tengo basso, delle comunioni fatte sono sacrilegiche. Sicuro, 100%. Perché su alcune cose non c'è più un briciolo di coscienza. Molta leggerezza c'è anche, la gente salta la messa domenicale e tranquillamente si va a rifare la comunione come se niente fosse. Quindi questa è proprio una piaga, questa qui. La seconda cosa è sicuramente la comunione in mano. Cioè, io rendo sempre omaggio, io sono amico di Don Federico Bortoli, e dico sempre, di guarda, qualunque cosa fai, facciamo come San Tommaso d'Aquino con la Summa Teologia. Lui ha scritto la tesi dottorale con la distribuzione della comunione sulla mano, che è un lavoro veramente straordinario, scientifico, dove lui praticamente ha dimostrato come purtroppo la comunione sulla mano non è stato altro che la legittimazione di un abuso. Questo è dimostrato, questo qui non è una. Lui lì lo dimostra, documenti alla mano, storia alla mano. Ed è chiaro che questo qui, quanto per i vostri predecessori è la cosa più santa e più sublime, si va perdendo traccia. Io me lo ricordo perché io me la sono letta la Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso dice: nessuno può toccare il corpo di Cristo se non un sacerdote, ma non solo. Litigai tempo addietro con un sacerdote, che mi è pure diventato vescovo, esperto di francescanesimo, perché io gli dicevo: guarda che San Francesco, che era diacono, non ha mai toccato l'ostia con la mano, diceva che non doveva per nessun motivo essere toccata, e solo i sacerdoti. E lui mi contestava, diceva: no, 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 lui diceva che i sacerdoti offrono il sacrificio, ma tutti l'amministrano. Dico: no, no, dico, vai a leggere le fonti francescane, gliele ho portate e ha dovuto convenire con me. San Francesco d'Assisi, che era diacono, e lui rinunciò a diventare prete per umiltà perché non si sentiva degno, non ha mai toccato con la mano la Santa Eucaristia per distribuire fedeli. Mai. Allora io dico: vogliamo scomunicare San Tommaso d'Aquino e San Francesco? Scomunichiamo San Tommaso d'Aquino e Brumogge, scomunichiamo tutti quanti, scomunichiamo San Tommaso d'Aquino e San Francesco. Come si fa dinanzi a un insegnamento del genere, a testimonianze di. Perché San Tommaso è stato forse uno dei più grandi santi, dei più grandi dottori, scusate, di tutti i tempi. San Francesco è stato forse uno dei più grandi santi di tutti i tempi. Qui tu hai due colossi che concordano su questo punto. E tu prendi e te lo butti alle spalle e vai a introdurre dentro la Chiesa Cattolica ciò che per la prima volta, dopo 1000 anni, era stato introdotto tra i cristiani, da chi? Da Martin Lutero. Dico, ma. E la cosa grave è che è tutto normale. Tranquillo. Adesso, poi, dopo la nota crisi di 4 anni fa, io lo sapevo questo qui, già prima era un 48, adesso è diventato un 49, perché adesso praticamente credo che il 90-95% della gente, forse anche di più, in percentuale, prenderà comunione in questo modo. Io, per quanto mi riguarda, cioè, a volte avverto proprio un senso di impotenza, perché io posso farci quel poco che posso farci nel mio piccolo, io questo l'ho sempre cercato di fare. Dico, che ci posso fare, signore mio? Non sono né vescovo, non ci diventerò mai,
né cardinale non ci diventerò mai, né papa non ci diventerò mai. Ci posso fare quel poco che posso fare nel mio piccolo, nella parrocchia e nella formazione delle coscienze predicando. Quindi, perché certamente più grande è il potere di un laico rispetto a quello di un prete, tanti preti sono, cioè, almeno un laico, se capisce certe cose, smette di confessarsi, di comunicarsi senza confessarsi, smette di prendere l'ostia in maniera irriverente e si fa qualche peccato in meno. Più di questo non si può fare. Però, prego. E chi lo sa, Don Leonardo, nella nuova chiesa, dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria, che a Dio piacendo speriamo che arrivi quanto prima, la vedrei però, insomma, maestro di dottrina. Chi lo sa? No, E chi lo adesso sa? sicuramente no, E chi quindi lo sa? chissà. Adesso no, non c'è molto spazio adesso, però. Adesso no, però magari dopo il trionfo, magari. Lo farà come Celestino V, San Celestino V. No, io non faccio Celestino, niente, Scherziamo. niente. Non lo faccio adesso, quindi non ci rimane sul campo a combattere, quindi. Niente, questi, cioè, adesso ragazzi, cioè, veramente adesso, a prescindere, io ho già detto, ho accettato di fare queste catechesi dopo averci pregato, dopo aver letto diverse cose, mi sono letto tutta la biografia di Renato Baroni, tutte le storie delle apparizioni, tutte le cose, perché ha cuore e ha senso, e a quel poco che sapevo mi sembrava un'apparizione attendibile schio, però ripeto, dopo aver approfondito, soprattutto letto queste cose, capite, cioè, un criterio fondamentale, vedete, cioè, questi messaggi, per esempio, di oggi, stigmatizzano una situazione grave, danno come soluzione l'unica soluzione possibile dinanzi a una situazione grave, qual è? Lo spirito profetico, il coraggio di parlare e la testimonianza. Perché, che cosa vuoi fare? E la fiducia anche, quindi la mia chiesa è in pericolo, ma non temete, ci sarà una pesca miracolosa, o alla mia riva tirerete le reti, no? Quindi questi caratteri sono proprio i caratteri celesti, d'accordo? Perché, e ti dice, non, un atteggiamento sbagliato è quello dell'omertà e dell'indifferenza, per esempio, perché c'è gente che dice, ah no, io prego, punto e basta. E no, non è io prego, punto e basta. Tu preghi, parli e testimoni, senza fare il matto, quindi senza assumere atteggiamenti, come dire, distruttivi e fuori luogo, ma dinanzi alla verità non si transige. La verità deve essere testimoniata. Se ci perseguono, se ci ammazzano per la verità, non fa niente. Per altri motivi no, ma per la verità sì. Prego. Sì, no, c'è un messaggio di Maria, parlando così adesso, che mi è venuto in mente. Qui lei diceva, come potrete aiutarmi a salvare la Chiesa se non sarete parte santa di essa? Quindi con queste parole abbiamo una prospettiva veramente enorme, senza limiti. Magari siamo chiamati a farlo nel nascondimento, come anime vittime, nessuno ci vede. Ma un altro messaggio, la Madonna ha detto: nulla andrà perduto di quello che offrirete al Padre. Certo. E quindi abbiamo veramente, in tutti questi disastri, diciamo, che vediamo attorno a noi, abbiamo, credo, delle prerogative, delle possibilità ulteriori. Quindi, se siamo dalla provvidenza, stati decisi in questa epoca, vuol dire che va bene per noi, è il tempo nostro. Abbiamo ricordato prima, non la bonaccia, il tempo del cristiano, ma la tempesta. E quindi dobbiamo vedere non in modo negativo, non chiudendoci nel pessimismo, ma vedere in questo delle opportunità. Importante però, come ha detto Maria, è essere sempre in grazia, perché nella grazia santificante, poi, ecco, vuol dire tenere il collegamento sempre aperto con Dio, essere in grazia e quindi attenderci nel piccolo o nel grande a cui saremo chiamati, dovremo santificarci. Questo è l'unico, penso, scopo vero, Don Leonardo, della nostra vita. Vivete questo istante terreno da veri autentici figli di Dio, ha detto la Madonna a Schio. Quindi
Questa nostra vita è un istante rispetto all'eternità. Ci sembra di essere eterni tante volte, no? Vediamo la nostra vita con un orizzonte lungo e invece magari domani mattina non ci saremo più. Quindi basta rispondere ad ogni istante, ecco, con semplicità, con gioia anche, e capire che abbiamo delle prospettive, abbiamo la prospettiva dell'eternità. Perché Maria, poi mi taccio veramente, ha detto: un giorno Gesù vi accompagnerà il Padre, disse Renato, e allora io testimonierò per voi. Quindi pensate cosa vuol dire vedere l'opera, l'avvocata nostra, quella che noi preghiamo nella Salve Regina, o su dunque avvocata nostra. Quando avremo il nemico, l'accusatore, che nel nostro giudizio particolare tirerà fuori l'elenco di tutti i peccati, avremo anche l'avvocata, se l'avremo assecondata, se ci saremo consacrati a lei, se saremo entrati nel suo cuore, e lì tirerà fuori tutti i meriti infiniti del suo divin figlio e anche i suoi meriti. Ottimo. Penso che possiamo dare la benedizione. Oggi abbiamo certo. Parlato un po'. Giustamente, per questo non ci poteva non leggere. Dominus vobiscum. E con spirito tuo. Posso onnipotens Deus, Padre, Figlio e Spirito Santus. Amen. Ave Maria, grazie, Don Leonardo. Buonanotte a tutti. Ave Maria.